Registrazione. Perfetto. Allora, intanto benvenuti a tutti. Continuiamo con ovviamente Domenica delle Palme, auguri a tutti. E in questo momento facciamo un video aperto a tutti coloro i quali hanno deciso di partecipare su quello che riguarda l'argomento delle birre del mondo anglosassone. Abbiamo chiesto all'amico Roberto Perticarini di darci la sua esperienza, quindi sarà un'esperienza ovviamente non solo da esperto, ma principalmente da home brewer, e lo scopo sarà quello di interessarci, farci conoscere e amare in maniera con più ovviamente dati possibili il discorso riguardante queste birre, quindi non solo mettere insieme malti o altro, ma capire le modalità e soprattutto quello che può essere l'importanza della birra del mondo anglosassone. Io adesso andrei avanti e darei la parola chiaramente a Roberto, voi già lo conoscete. Ricordate sempre le quattro regole fondamentali per un home brewer: studiare, verificare, assaggiare e ripetere ogni birra. Bene, Roby, a te la parola. Perfetto, grazie a tutti, ho ricevuto tantissimi messaggi da persone, ma è vero che sei tu, sì, sono io. Un attimo, sta cosa mi sta mettendo un po' di ansia perché io non sono abituato a parlare a grandi platee. Allora, dove andiamo a cominciare? Doc, hai detto benissimo dicendo che io sono un home brewer. Ma è stato da sempre un mio pallino il mondo britannico. Questo parte dalla notte dei tempi, parliamo di almeno 1985, primo viaggio in Spagna con gli amici, andiamo a Costa Brava, Blanes, entriamo in un pub inglese. Lì bevo per la prima volta una bitter. Io rimango un attimo basito di quello che poteva essere una bitter. Non sapevo quello che era questa birra, non sapevo sinceramente questi sapori da dove venissero. E ok, questo rimane inculcato nella mia mente, io torno in Italia, vado, non esistevano pub, non esisteva internet, ho una certa età, sono del 1964, quindi avevo 21 anni. Vado nel mio negozio di fiducia Mandolesi qui a Porto Sant'Elpidio. Gli dico, guarda, io ho bevuto una bitter, ma lascia perdere. Non si troveranno mai queste birre qua in Italia. Noi beviamo queste e basta. Se vuoi, c'ho qualcosa. E lì vidi per la prima volta le Orval, vidi questa roba qui. Questo per arrivare dove? Praticamente questo era un tarlo che mi era rimasto nella testa. Quando mi cominciai a rinteressare alle birre artigianali e cominciai a livello home brewer a produrre qualcosa, naturalmente rimasi sempre tendente al mondo anglosassone, quindi tutti gli studi andarono un po' verso quella direzione. Poi andai anche verso il mondo belga, il mondo americano e tedesco. Quindi tutto quello che io ho imparato tramite studio, un po' è dovuto anche al fatto di aver fatto un corso, un birrai di primo livello, dove mi avevano interessato queste cose. E lì poi seguì un secondo livello e feci l'abilitazione proprio parlando del mondo British. E tante foto, tante cose le ho prese dalle slide di Union Birrai. Andiamo avanti. Allora, cominciamo. Io tutto quello che so, naturalmente, li ho studiati su dei testi che... Allora, qui ce n'ho qualcuno. Allora, qui ho Man Walks into a Pub di... Pete Brown, questo grazie a Frank che me l'ha messo sulla testa. Progettare grandi birre, parla molto bene, parlo a livello home brewer. E Camsa, Camera Brew Your Own British Ale, che lo stesso è un altro libro. Più praticamente ho determinati libri dove mi sono accostato, tipo i Classic Beer Styles di Terry Foster, il 5, l'8, il 10, il 16, che ho in versione ebook. Questo per dire che per arrivare a capire determinati passaggi bisogna studiare, perché non è che uno nasce così, si inventa le ricette o meno, uno deve avere almeno un'idea da dove nasce.
Dove nascono? Allora, andiamo avanti con la Gran Bretagna, l'Irlanda, andiamo un po' avanti, Doc. Allora, andiamo a vedere prima di tutto perché nel mondo britannico non esiste la birra. La prima cosa che salta all'occhio, vedete da questa diapositiva, è che la linea di produzione della vite non arriva oltre, diciamo, la Francia. Solo in una parte molto a sud della Gran Bretagna c'è una leggera zona dove c'è produzione di vite, ma nessuno la produce. Mentre potete vedere nella schermata a destra, dove la produzione di cereali arriva fino al nord della Russia, arriva in Finlandia, Svezia e Norvegia. Andiamo avanti, Doc. Ecco, questo è uno dei motivi per cui... no, questo è stato... Hai saltato qualcosa? Sì. Ok, fermati qui. Allora, mondo britannico, quindi abbiamo... Parliamo del periodo dei Romani, dove le prime notizie che abbiamo, anche 3.000 anni prima di Cristo, sono state rinvenute nella Scozia dei manufatti dove si produceva del malto, dove si pensava che fossero dei manufatti dove si produceva birra. Ma le prime notizie che abbiamo è il periodo romano, quando il governatore della Britannia, Gustavo Gneo Agricola, questa è una storia che chi ha fatto il primo corso di Union Birrae la sa probabilmente a memoria, governatore della Britannia, porta 3 birrai di Glavum, l'odierna Gloucester, a Roma, fondando il primo, una sorta di pub. Un pub dove veniva servita la birra a tutte le classi sociali, e non pub, una locanda, dove veniva servita la birra a tutti quanti le classi sociali, mentre il vino veniva servito solamente alle classi sociali alte. E qui già si vedeva la differenza tra vino e birra, cioè birra per tutti, vino per pochi. Adesso non ce l'ho più con il vino, per carità di Dio. Andiamo avanti, cade l'impero romano, si succedono... No, Doc, torno indietro perché c'ho un po' da dire delle cose. Cade l'impero romano, praticamente la Britannia viene invasa da diverse popolazioni, ma quella che dà una cultura e un'identità è l'invasione degli Angli e dei Sassoni, che praticamente danno un'identità, portano la loro cultura, e loro producevano una bevanda, un fermentato di cereali chiamato Ol o Eaul. È molto probabilmente da lì che deriva la parola ale, che troviamo noi adesso. Ah, una cosa che non mi sono dimenticato di dire: tutto questo che io vi dirò per farvi capire quanto la birra sia radicata nella popolazione inglese, nella cultura inglese. Andremo a vedere per quali motivi storici soprattutto. Torno a dove ero arrivato, l'invasione degli Angli, dei Sassoni, quindi arriviamo attorno al 600, dal periodo che va dalla caduta dell'impero romano fino attorno al 1100-1200, abbiamo un arretramento di quello che è la cultura a livello architettonico, quindi tutte le varie fognature che i romani, gli acquedotti che avevano prodotto, vengono abbandonati, le falde acquifere si riempiono di batteri, quindi bere l'acqua è molto più pericoloso che bere qualcos'altro. Ecco che entrano in scena le donne, che cominciano a produrre la birra a casa come si produceva il pane. Quindi loro, per questi 5, 6, 700 anni, loro producono birra a casa. Loro fanno una specie di fermentato, loro fanno bollire l'acqua, mettono un po' di malto, fanno la fermentazione e fanno delle birre a una graduazione molto bassa. Esistevano tantissimi tipi di birre, facevano la birra per la chiesa, la church beer, la birra per le donne incinte, le pregnant beer, praticamente una birra molto più alcolica che veniva data alla donna incinta per farla stare tutta felice e contenta quando doveva andare a partorire. Nascono le alewife, infatti qui a sinistra vediamo un'immagine d'epoca, no d'epoca, una stampa, dove si vede queste donne che si mettevano questo cappello nero, praticamente quando la birra era pronta, loro mettevano al centro, si vede, l'ale wand, che era un bastone, una ramazza, e
praticamente quando la birra era pronta le persone passavano, andavano a prendere a bere questa birra. E, un'altra figura è Leigh Conner, che praticamente era quello che faceva pagare le tasse. Come faceva per pagare le tasse? Lui entrava con i pantaloni di pelle, entrava nelle locande, buttava un bicchiere di birra sulla sopra la panca, si metteva seduto, dopo un po' di tempo si alzava, in base a quanto rimaneva attaccato faceva pagare le tasse. Ecco, Leigh Conner, ecco, questa è un'altra figura. Tutto questo andò bene fino a quando le compagnie della birra non videro che poteva esserci un certo interesse economico, e purtroppo queste donne, molte fecero una finaccia, perché nell'immaginario collettivo una donna con una ramazza, un cappello a punta nero, e erano delle donne molto, diciamo, rustiche, praticamente per vivere in quel mondo dovevano essere anche abbastanza aggressive. Avevano gatti neri che comunque andavano mangiando i topi per non fare, loro avevano proprio questi gatti per non farli andare i topi nel malto, quindi circondate da gatti neri, ramazze, cappelli neri, pentoloni che bollivano, in un periodo attorno al 1000-1100 essere tacciata di stregoneria era un attimo, quindi molte hanno fatto probabilmente una finaccia. Andiamo avanti, Doc, arriviamo in un periodo dove arriva il luppolo. Vi siete mai posti una domanda perché, qui non c'entra niente la foto, perché in Inghilterra non ci sono le birre d'abbazia? Io quando faccio i corsi in un birrale domando, e i ragazzi si guardano, no, perché? È abbastanza semplice, 1516, Enrico VIII, cosa fa? Si incacchia col Papa perché non vuole farlo divorziare, non c'è problema, faccio la chiesa per cavoli miei, requisisce tutte quante le chiese, manda via tutte quante la parte ecclesiastica, fonda la sua chiesa, quella anglicana, e ecco un motivo per cui non esistono più le chiese, le birre d'abbazia in Inghilterra. La birra era aromatizzata col gruite. Infatti l'Inghilterra fu una delle ultime nazioni che abbandonò il gruit per la birra. Per un periodo camminarono molto parallelamente, ma mentre sulle città era più accettata la birra, perché loro distinguevano le ale dalla beer, quindi le ale erano fatte col gruit, le ale con il luppolo. Nelle parti più in città, la zona di Londra, cominciò a essere accettata, mentre nelle zone più esterne alla città, quindi più in campagna, andò più avanti, ma alla fine del 700 era già sparito. E andiamo avanti, Doc. La rivoluzione industriale, io faccio sempre un ragionamento, quello che poteva essere la birra prima della rivoluzione industriale e quello che era la birra dopo la rivoluzione industriale. Io non so quello che cavolo bevevano prima della rivoluzione industriale. Hanno fatto dei tentativi di riprodurre soprattutto delle birre fatte con i metodi antecedenti alla rivoluzione industriale. Io addirittura ho un libro di, adesso lo trovo, di Terry Foster, che praticamente Terry Foster praticamente Classic Beer Styles, il 16, sulle pale ale, che dice che il periodo hanno provato a riprodurre delle birre, ma molto probabilmente sia perché nel frattempo sono cambiate le unità di misura, perché il gallone è cambiato 3-4 volte, quindi le ricette non erano mai state trascritte in una maniera giusta, molto a spanne si andava. Riprodurre una birra che di allora, praticamente anche una English IPA, adesso qui vado un po' avanti, una English IPA attualmente dovrebbe avere attorno ai 1070 di densità, riprodotta con una ricetta di allora, e attorno ai 200 IBU, quindi capite qual era la diversa cognizione delle birre. La rivoluzione industriale naturalmente porta dei benefici dal punto di vista tecnologico, il termometro, che prima non c'era, vai un po' avanti Antonio,
il termometro, l'idrometro, la macchina a vapore per produrre la birra, la macchina per tostare il malto, quindi cominciano ad arrivare i malti chiari. Ed è questo il periodo in cui nella zona di Barton già loro producevano delle birre un po' più chiare, ma nel periodo questo qui loro cominciano a produrre queste birre per cercare di esportarle. Loro dall'inizio cominciano a mandarle verso la Russia, verso i paesi baltici, mentre già da Londra c'erano delle navi che partivano per andare in andavano nelle Indie. Quando si dice la India Pale Ale, si chiama India Pale Ale perché è stata fatta per l'India, non è precisamente così, perché loro avevano provato a spedire anche le porter. Una porter del periodo era un pelettino più alcolica di quella di adesso, ma capite bene che una mancanza di luppolo così alta come in una India Pale Ale, mandata a fargli fare due volte, attraversare due volte l'equatore, arrivare dopo 40 giorni nelle Indie quando veniva aperta, non era credo un granché. Loro producevano queste birre dopo che avevano inventato questi macchinari per farle un po' più chiare, cominciavano a produrre queste birre. Fondamentale fu per l'esportazione delle India Pale Ale la ferrovia che andava da Birmingham a Derby, che passava da Londra fino a Barton-on-Trent, più le loro spedizioni che via fiume andavano in verso i paesi baltici, quindi le India Pale Ale cominciano ad arrivare un po' ovunque, però secondo Foster sono molteplici le motivazioni per cui le India Pale Ale presero più posto le persone sceglievano di bere più le Pale Ale rispetto alle porter per tanti altri motivi. L'acqua di Barton aveva un'acqua completamente diversa che andava ad esaltare le qualità del luppolo. Il progresso tecnologico che applicato alla produzione portava delle birre più chiare, cambiamenti sociali, perché le persone andando a lavorare con la rivoluzione industriale, le persone abbandonarono la campagna, andarono sulle città, avendo più disponibilità di soldi, avevano un'esigenza di bere qualcosa di migliore rispetto a quello che bevevano prima, che quello che trovavano. Le persone che andavano sulle città, quindi una percentuale di bevitori più alta, la ferrovia l'ho detto, e il passaggio del bicchiere in vetro, che magari prima bevevano su dei bicchieri di peltro, dei bicchieri di terracotta e anche di pietra, e con inciso il loro nome. Quindi a vedere una birra di un colore più chiaro, con la schiuma, era molto più bella di una porter scura in un bicchiere che non si vedeva il fondo. Diciamo che anche la produzione delle porter con delle tassazioni arrivò a venire prodotta con dei materiali più scadenti, veniva usato del mais, delle melasse, degli zuccheri, addirittura venivano adulterate, e questo a discapito del nome delle porter, che andò sempre di più a peggiorare la predilezione del bevitore verso questa bevanda. Quindi qui comincia a scendere le porte e cominciano a salire le Pale Ale. Oh, questo è un aneddoto che mi piace sempre raccontare, molti lo conoscono, molti no. Durante la rivoluzione industriale diversi birrifici cominciarono una guerra a chi ce l'aveva più lungo, non cosa pensate voi, ma il fermentatore. Avevano dei fermentatori, sulla foto di sinistra vedete questi enormi cerchi, erano dei fermentatori enormi. Cominciò prima White Bread con dei fermentatori di 600.000 litri, poi altri fermentatori, fino a quando Meaux fece un fermentatore enorme, ma di 700.000 litri, 800.000 litri, una cosa del genere. Vengo in cena dentro il fermentatore, bello, tutto bello. Dopo qualche mese, durante la notte, un ragazzo che lavorava nel birrificio vede uno degli anelli
che era sceso uno degli anelli che stavano appesi al che tenevano le doghe di legno. Questo qui chiama il proprietario e dice: guarda che qui c'è qualcosa che non va, lascia perdere che ce ne stanno altri 28, 29 di anelli, cosa vuoi che succeda? Quella notte purtroppo si rompe il fermentatore, per un effetto domino praticamente rompe tutti i fermentatori del birrificio e 1.470.000 litri provoca, io sapevo 8, varie fonti dicono 8, varie fonti dicono 9 morti nella zona di Tottenham Road. Praticamente tutta questa birra viene invade le strade, va nei sottostrada, negli appartamenti sotto la strada, e diverse persone muoiono annegate. E, è una storia. C'è ancora una targa, mi sembra che lo ricordo, dove c'è il birrificio, adesso c'è un teatro, mi sembra di ricordare. E, quindi anche la rivoluzione industriale portò a qualcosa di negativo, oltre alle cose positive. Andiamo avanti, Doc. Un'altra cosa che voglio ricordare è per farvi capire quanto gli inglesi sono attaccati alla birra. Durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo il D-Day, quando invasero la Gran Bretagna, le truppe inglesi si trovarono a bere il sidro e sinceramente gli inglesi col sidro, coi francesi, non ci hanno fatto mai molto. Hanno cominciato a protestare, ma noi vogliamo la birra, noi vogliamo la birra. Cosa si sono inventati? Una pattuglia di Spitfire sostituiva le bombe, come vedete sotto l'aereo, aveva delle botti, oppure riempiva i serbatoi delle bombe vuotate per trasportare la birra alle truppe dopo lo sbarco in Inghilterra. E quindi questo per farvi capire quando gli inglesi erano attaccati. Qualche aneddoto e curiosità, esempio sulle gradazioni delle birre. Anche qui ci stanno diverse teorie. Oggi ne parlavo proprio con Frank Antonelli. Praticamente quello che io ho detto riguardo alla birra, perché i cambiamenti dalle birre scure alle birre chiare, sono tutte idee di vari scrittori di birra. Bisognerebbe leggere 100 libri per venirne a capo, ma tanto ognuno avrebbe la propria idea. La birra prima della Prima Guerra Mondiale aveva delle gradazioni alcoliche un po' più alte. Nel 1880, adesso vado a vedere un attimo come si chiamava la legge, era una legge, scusate, è caduto il telefono, wow, problemi della diretta. Nel 1880 ci fu la prima tassazione sulla produzione delle birre. Veniva equiparata la tassazione tra chi faceva la birra nelle ale house con i grandi birrifici. La seconda cosa fu che veniva tassata la birra in base al grado palato all'uscita del fermentatore, quindi l'OG di riferimento era 1057, tutto quello sopra aveva una tassazione più alta e tutto quello sotto aveva una tassazione più bassa. E si potevano usare degli altri succedani a posto del malto, quindi cominciavano a essere usati degli zuccheri, usate del mais, delle altre sostanze. Questo cosa portò? Portò ad un abbassamento dei gradi palato, quindi mentre prima avevamo delle birre quasi tutte attorno ai 5 gradi, 6 gradi, anche 7, 8, da prima cominciarono ad abbassarsi, poi dopo, tra la prima e la seconda guerra mondiale, in base al fatto che aumentarono le tassazioni per pagare la guerra e arrivavano fino al 450%, cominciarono a produrre le birre, arrivarono attorno ai 2-3 gradi. Questo per dirvi che poi ci fu una piccola risalita, ma le mild rimasero mild, le bitter ripartirono da attorno ai 3 gradi e mezzi in su. Anche il mondo British seguì, vai un po' avanti Doc, anche il mondo British seguì le problematiche dell'invasione delle lager negli anni 60, 50, 60, una birra molto più facile da bere.
tutti quanti noi sappiamo che il cask inglese è bellissimo da vedere, è bellissimo bere le birre dal cask perché è un'emozione unica, hanno dei sapori unici, ma rispetto a una birra spillata dal keg è molto più difficile. Quindi arrivarono queste birre, queste lager tedesche della Repubblica Ceca, spillate molto semplicemente con una spillatrice, e il publican cominciò a vedere che era molto più semplice. E fu una decadenza che portò quasi alla scomparsa delle mild, fino a quando determinati stili di birra rischiarono veramente di sparire. Furono un po' anche gli americani che ripresero a produrre le porter, le imperial stout. E nel 71 viene fondato il CAMRA, il Company for Real Ale, che nacque proprio per cercare di salvaguardare tutto quello che era il mondo britannico della produzione delle real ale. Quindi salvaguardare i pub in stile, salvaguardare la produzione delle birre. E diciamo che sono riusciti, anche se andare in Inghilterra e trovare delle mild è abbastanza difficile. Si trovano, girando un po' si trovano, ma è sempre più difficile. E andiamo avanti, Doc. Mi sembra che... Ah, l'Irlanda. L'Irlanda, io di solito, il discorso che si fa, Magmeld, la birra e Fomoriani, questo popolo, questi Prometei, è una leggenda loro. Mentre la cosa più importante, secondo me, fu Guinness, che prese la ricetta della Porter, la portò in Irlanda, dal suo piccolo birrificio si spostò a St. James Park, fece quel contratto da 9.000 anni, e niente, è una bella storia anche quella lì, che prese il fucile e sparò al sindaco di Dublino perché non voleva fargli prendere l'acqua, che veniva giù dalle Wicklow Mountain, ricche di bicarbonato e via dicendo. Possiamo andare avanti, Doc, ma penso che siamo arrivati. Ah, questa è una panoramica sugli stili di birra principali. Come avevo detto, le mild è una delle birre che io fondamentalmente amo. Ho un lievito che sta girando da ieri per fare una bitter e una mild. E sono delle birre molto difficili da trovare e sono difficili da produrre. Quando parlerò di come produrre una mild per un homebrewer, vedremo quanto è difficile per determinati problemi tecnici. Immaginate una birra così leggera, vi do un'idea dove prendere l'acqua. Questa è una cosa un po' difficile. Andiamo avanti, Doc. Andiamo abbastanza, la bitter, diciamo, è la birra di riferimento inglese. Anche questa, ne stavo leggendo qualcosa l'altro giorno, che nacque, diciamo, a fine dell'Ottocento. Fu una variazione delle pale ale, una via di mezzo tra una birra chiara e una birra scura. L'inglese praticamente andava a coprire la richiesta del bevitore nei pub. Non voleva la birra scura, non voleva la pale ale, voleva qualcosa un po' più caramelloso che però aveva quel finale amaro. E allora, per una serie di circostanze, nacque la bitter. Ce ne sono tre, lo stile si divide in tre variabili, la ordinary, la best e la strong. È una birra che personalmente amo. Quando vado ai festival tipo Roma, tipo dovunque vado, vado a cercare tutte quante le bitter, e non è che ce ne siano tantissime in Italia così buone, però si trovano, ce ne sono certi che sono veramente buone. Andiamo avanti, Doc. Golden Ale, questa nacque negli anni 80 per contrastare l'invasione delle lager, è una birra di uno stile molto, molto recente, praticamente è una birra bionda fatta in stile British, quindi con il lupolo inglese. Io quando parlo di birre stile inglese cerco sempre di dire lupolo inglese, malto inglese, anche se molti birrifici inglesi usano lupoli americani e malti americani,
questo è normale. Andiamo avanti. Pale Ale, diciamo, come ho detto prima, questa poi è variata nelle bitter, oppure una English IPA un po' più leggera sia di popolatura che di colore. Io le identifico nelle bitter, una Pale Ale oggi. Andiamo avanti, Doc. English IPA, ecco, come vedete, la India Ale di Samuel Smith è una delle birre che io adoro. Ogni tanto riesco a trovarla e per me proprio incarna quello che deve essere un English IPA. Ho provato a farla diverse volte con scarsi risultati, una si è avvicinata alle mie idee, ma è molto difficile anche questa da fare. La storia l'ho raccontata prima, Brown Ale, questa a nord dell'Inghilterra, ho preso la Newcastle perché, vabbè, non è artigianale, però secondo me è una buona birra. Io quando la trovo la bevo e mi piace questo sapore. Io ne faccio diverse di brown ale, ripeto, parlo da homebrewer, non da professorone di birre inglesi, del mondo british, parlo di quello che piace a me del mondo british. È una birra che diverse volte mi è venuta bene, adesso ne ho fatta una versione americana che ho passato in botte e porca miseria, mi è venuta veramente buona. Il passaggio in botte ha arrotondato, ha smussato un po' la luppolatura che avevo un po' esagerato. Andiamo avanti, Doc. Scotch Ale, qui è un periodo che sto bevendo le Wee Heavy, che mi è venuta anche quella molto simpatica. Questa, la curiosità, è che vengono identificati in Scozia, ancora c'hanno l'identificazione con 60-70 scellini, che era il prezzo della botte di birra. E, sono la light, la heavy, la export, quindi 60-70-80. Esiste anche la Scotch Ale o la Wee Heavy, la Strong Scotch Ale, che arriva fino a 10 gradi. E sono delle birre tendenzialmente molto dolci, maltate e caramellose. Andiamo avanti, Old Ale. Questa è un'altra di quelle birre che io amo, quando le trovo le bevo. Difficili anche queste a trovare. Ricordo l'anno scorso a San Benedetto del Tronto c'era Matteo Berlini con me, trovai due, una Wee Heavy, l'ho presa tre volte di fila ed era veramente buona. È una birra che viene tenuta in botte, veniva stoccata a suo tempo e prendeva queste versioni, questi sentori di ossidazione anche un po' brettati, quindi è una birra molto molto buona. Ne ho provata una anche a Europa l'anno scorso su una base brown ale, credo, insieme a Simone Fini ne stavamo parlando l'altro giorno. Andiamo avanti, Doc. Barley Wine, ok, questa la conosciamo tutti. Ho preso Thomas Hardy perché credo che sia il... Ce ne sono diversi di Barley Wine, anche il birrificio Barley ne fa uno molto buono. Una gran bella birra, molto alcolica, anche questa non è molto semplice da fare. Credo diversi miei amici la producono. C'è Fabio Verrigno, il mio amico, che è molto, molto bravo per produrre sia Barley Wine che l'Imperial Stout, con le sue bottigelle fa delle belle cose. Andiamo avanti. Porter, questa è la storia. La storia è il primo stile che era stato fatto in Inghilterra, che è stato identificato. Vi ho raccontato la storia delle nascite delle porte, ci stanno diverse storie, mi piace pensare, a me la più bella che mi piace è quella di Ron Harwood, che praticamente stanco di fare i tre terzi per miscelare le birre per i portantini delle birre, si inventa questo stile e comincia a fare questa birra chiamandola Porter in onore dei facchini, appunto, questi portatori, questi porter. Andiamo avanti da questa Porter, andiamo avanti, andiamo avanti. Attimo solo. Vai, Doc, ti eri perché perso? No, per far entrare uno devo. Ah, ok. Ah, scusa un attimo, Roberto. Ok. Manca Dimmi. un minuto e 20 alla fine del collegamento. Appena cade il Sì. collegamento, Sì. calcolate 2 minuti perché ritorniamo in onda, Ok. perché devo riaprire la stanza. Quindi non prendete Perfetto. paura, se sparisce il No, collegamento, non manca prendete un paura, minuto e 10. ritorno, ragazzi, ritorno, Perfetto. ritorno. Avvisati tutti. Vai, Roby. Stout, come dicevo prima, Guinness la fece sua,
Praticamente ne esistono varie versioni, la Mix Stout, Oatmeal Stout, Milk con l'aggiunta di lattosio, Oatmeal con l'avena, Oyster Stout, un mio amico Daniele Ciarlantini ne fece una veramente buona, una Coffee Stout e Chocolate Stout che fa Fernando Mosca, molto buone. L'Imperial Stout è lo stesso Fabio, come dicevo. Adesso ne ho una in botticella che tramite l'indicazione di Giovanni Faenza sto provando a riprodurre, una simil clone della Papa Nero. Vediamo cosa viene fuori. Venuta di 10 gradi abbondanti, 1100 di oggi. Andiamo avanti, Doc. Mi sa che ce l'hai nominato. Tanti. Hai nominato Giovanni Faenza, prima esca del tempo. Mercoledì sarà ospite nostro per le birre americane lupolate. Ti ho dato questo aggancio, ti è piaciuto. Bravissimo. Poi c'è l'Irish Red Ale, che è una birra che sembra una birra semplice. Bene, riprendiamo dal discorso delle Irish, che poi entriamo nel, nelle Mild Ale. Vai, Roberto. Ok, allora, eccomi qui, ripiazziamo la telecamera. E, stavo dicendo, le Irish Red è una birra che si trova abbastanza facilmente a Dublino. Ricordo con mia moglie andavamo in giro per i pub e lei mi diceva, ma alle 4 di pomeriggio, ma chi cavolo viene a bere la birra? Entravamo dentro, era pieno di anziani, giovani, tutti quanti a bere birra. E è bellissimo, è una cultura che noi qui in Italia non abbiamo e la maggior parte delle birre che si beveva erano le Irish Red. Andiamo avanti, Doc. Credo che abbiamo finito adesso, che siamo tutte. Che facciamo? Andiamo avanti con la produzione, Antonio? Sì. Poi diamo spazio l'ultimo quarto d'ora alle domande. Vai. Ok, andiamo avanti. Allora, come produrre una British Style? Allora, io qui mi sono documentato con diversi libri. Praticamente John Palmer con Brewing Classic Styles, oppure andiamo avanti un attimo, Doc, così vediamo. Questi sono i sacri testi da cui ho preso spunto per le mie birre. Quindi il primo è quello che vi ho fatto vedere prima, e il secondo, vabbè, il BJCP, dove io comunque faccio sempre un importante giro e valutazione. Brewing Classic Styles, secondo me, è un grandissimo libro perché ti dà le chiavi per entrare sullo stile. E il progettare grandi birre, che alla fine ti dà quella visione percentualistica di come vengono fatte le birre con gli ingredienti. Andiamo avanti. Ok, mild. Allora, che cos'è una mild? La mild, l'abbiamo detto prima, è una birra attualmente a bassa gradazione. Salvata da camera, vediamo un OG molto bassa, 1030-1038, FG piuttosto alta, quindi abbiamo attenuazioni basse, una IBU che va da 10 a 25, colore 24-29. Questa è una cosa molto particolare, le malde prima erano molto più chiare, dopo la seconda guerra mondiale sono diventate scure, infatti come sul BJCP troviamo Dark Mild. Un'idea ce l'ha data Roy Pattinson dicendo che l'inglese cercava una birra che le ricordasse la Porter, e in quei 20 anni la birra si è scurita molto. Se andiamo a vedere le gradazioni, in quegli 20 anni si sono scurite, quindi alcol da 2,8 a 4,5. Questa è la più leggera tra le birre delle Brown Ale. Andiamo a vedere le caratteristiche. È una birra di bassa OG. Poco alcolica, che però richiede parecchi zuccheri residui. Io non so se molti di voi hanno bevuto la Mild di St. Peter, che secondo me è un bellissimo esempio di Mild, si trova in bottiglia, pur essendo una birra di una gradazione veramente bassa, è così ricca di sapori, di corpo, che uno rimane un attimo, rimane molto male se uno non la conosce. Io questo è un discorso che faccio sempre ai publican: perché non mettete mai le mild? Perché quando vedono 3 gradi e mezzi non la compra nessuno.
Rimini quest'anno ho provato la mild di Bonavena, ne ho parlato con Follino e ha fatto una mild veramente, veramente buona. Fa 3 gradi e 7 e gli ho chiesto come la faceva, mi ha dato delle indicazioni. Ok. Si possono avere delle versioni più chiare che sono tendenti al biscottato, malto e caramellato, le più scure hanno più caramello, cioccolato, caffè, liquirizia e uva passa. La maggior parte dei sapori proviene dal malto, sposto un attimo il doc che non vedo, da un lievito. Questo perché io lo dico? Perché fare una mild con dei lieviti non inglesi non è una mild, è come le blanche. Io dico fare una blanche senza un lievito liquido mild, le blanche non è una blanche. Quindi il lievito deve essere inglese, poco attenuante, e con un ammostamento da 66-67 e una fermentazione tra 19 e 21. Per tutto questo perché? Per avere lievito che dà degli esteri un po' più fruttati. Cerchiamo di alzare un pelettino a fine fermentazione per far andare via il diacetile, quindi aspettiamo, non abbiamo fretta. E bilanciare più possibile la parte maltata con la parte luppolata. Non deve né andare a essere stucchevole e né avere quel finale così amaro che ti rimane molto prolungato in bocca. Quindi è una birra abbastanza difficile. Malto pale ale inglese, io uso il, poi dopo lo vedremo, malti caramello in percentuali e torrefatti su quelle un po' più scure. Andrebbe servita temperatura più alta e BUGU per il bilanciamento, poi dopo lo vediamo di là, mi sembra. Bassa carbonazione, servire temperature più alte e bassa carbonazione. Altra cosa che qui non ho scritto è l'acqua. Qui è un discorso abbastanza difficile, perché o dobbiamo conoscere perfettamente la nostra acqua, oppure avventurarsi a mettere sali, solfuri, cloruri in un'acqua diventa abbastanza difficile, uno dovrebbe andare molto a tentativi. Io personalmente non modifico l'acqua. Lo so che mi sputerete in un occhio, Frank me l'ha detto, ma perché non provi? Io purtroppo non me la sento di modificare l'acqua proprio perché non conosco la mia acqua. Io prendo acqua di acquedotto e quindi non la vado a modificare. Ha dei valori di calcio e di solfati abbastanza alti, quindi uso quella lì. Vai avanti, Doc. Quali sono? No, questo è dietro, andiamo avanti. Qui andiamo a vedere, no, andiamo a vedere l'interpretazione delle ricette. Palmer dice di usare un 20% di Crystal, 7% di Special Roast, che è una specie di biscuit che hanno in Inghilterra, e un 7% di tostati, lupolo inglese, lievito inglese, poco attenuante. Il BJCP lo conosciamo in memoria, è questo che sta scritto qui. La ricetta secondo Daniels invece abbassa molto il Crystal dal 10 al 15%, nelle versioni più scure un 2-3% di chocolate, lupoli inglesi, e anche lui conferma un lievito inglese. Nella mia ricetta io feci la mia mild con un pale della Minch, preso da Pinta, adesso non è che faccio pubblicità, però vabbè, io tanto la roba la prendo o da Pinta o da Mr. Malte. Crystal medium 9%, ho usato un 3% di black, gittata solamente di Eskent e Fagol in parti uguali a 60 minuti. Il lievito ho usato l'ESB, non avevo un liquido, ho usato l'ESB, ma lo cambierò sicuramente perché non mi ha dato tante cose. A 18 e 20 l'ho tenuto troppo basso, sicuramente lo farò partire attorno a 19 e lo porterò fino a 21. Prima dicevo dell'acqua, se voi andate con qualunque calcolatore a fare una diluzione acqua grani, anche se soprattutto sulle birre inglesi che loro vorrebbero una diluzione attorno a 2,5-3, vi trovate, considerate che per 20 litri abbiamo pochissimi malti, parliamo di 2 kg di malto, 2 kg e 2, si fa subito i calcoli, abbiamo 7-8 litri, 10 litri in ammostamento e 20 litri in sparge.
Io sinceramente non me la sentirei di fare una cosa del genere perché tirerei fuori di tutto e di più da quei malti. Che cosa ho fatto? Praticamente ho portato la diluizione attorno a 4,6, 4,7, anche 5, mi ricordo quando facevo la birra qui a casa, e praticamente ho equiparato il discorso con acqua di sparge e acqua di mesh. Questo è il discorso per la mia mild. Invece andiamo avanti, Doc, sulla bitter. Qui parliamo invece di bitter. Queste le caratteristiche che deve avere la birra, era un po' le ho raccontate prima, e tradizionalmente era la birra immagine dei birrifici. Veniva prodotta con materie prime migliori e standard di produzione molto più alti, non era lasciata al caso, veniva seguita, veniva usato il lievito migliore che riuscivano a prendere. Sono tre stili, tre variabili dello stile, si differenziano per grado alcolico e se noi andiamo a vedere il BJCP praticamente sono uguali le percezioni, quindi da medio a da alto la lupolatura, quindi praticamente ciò che ci dice il BJCP dicono che sono uguali organoletticamente ma diverse di gradazione alcolica. Fondamentale l'equilibrio tra parte maltata, lupolata e carattere del lievito. E così come la cosa più importante è che deve essere una birra di un'alta bevibilità, quindi se abbiamo un amaro tagliente finale non va bene, deve avere un buon amaro finale ma non deve essere così tagliente, ecco quello che dico sopra. Sono le precorritrici, questo l'avevo detto prima, meno carattere del lievito e del malto, mentre la parte sono le precorritrici dell'odierna American Pale Ale, anche se per aroma, sapore, non hanno molto in comune. Una American Pale Ale di oggi rispetto a una bitter non ha niente, cioè tutti quei sentori di aroma che vengono usati, il citrico, in dry hopping, le resine, non ce l'abbiamo. Nate a Barton on Trent, importante è la composizione salina dell'acqua, quello che ho detto prima. Andiamo avanti, Doc. Allora, secondo Palmer, 89% di Crystal, 89% di Pale, 7% di un Crystal Medium oscuro e uno Special Roast, quindi non usa malti tostati. BJCP dice lo stesso che i tostati ne vanno usati pochissimi solamente per aggiustare il colore. Addirittura è malto dark. Daniels dice che si possono usare anche Monaco Vienna Aromatic come fanno gli americani. Fiocchi di mais e zucchero, questo lascio io, non lo uso. Frumento e fiocchi d'orzo, vabbè, qui Frank mi porterà in giro perché qualche volta li usavo ma adesso non li uso più. Io però uso del Torrefied Wheat l'ultima volta usata. Lupoli inglesi e BUGU da 70 a 90. Io di solito mi tengo sul range superiore, attorno 85-90. Con Calcoliamo Birra mi trovo bene con questo rapporto. Bassa carbonazione, servita a pompa, vabbè, questo per chi... Io imbottiglio e rifermento tutto per l'amore dei miei amici Davide, Luca Cottini, Maurizio Romiti, vi amo. La mia ricetta prevede invece 90% di Pale, 8% di Crystal Medium e 2% di Black. La prossima che farò poi domani invece userò una parte abbassando il malto Pale di Torrefied Wheat attorno al 5%, quindi sarà 85, 8 e 5, 2. Userò Target in Amaro, East Kent a 10 e Fagol a 5. Questo perché il Fagol mi dà questa terrosità che non... Ho trovato un equilibrio che mi piace così come lupolatura. E il 12,75, il Thames Valley, come lievito. Chiavi per la formulazione delle stile birre inglesi sono prevedere dei residui zuccherini, l'importanza delle materie prime e un lievito inglese che deve essere poco attenuante e di carattere. Questo secondo me è il segreto per fare le birre inglesi. Non credo ci siano dei segreti particolari o meno.
Naturalmente questo è un discorso dal punto di vista mio, a livello homebrewer sono delle mie idee che vado dietro al libro e via dicendo. Ciò non toglie che uno può fare, parlando con Davide l'anno scorso a Rimini, lui con la sua bitter del birrificio War fece una bitter molto molto buona, ma fatta con un grist completamente diverso al di fuori di questi schemi. Ciò non toglie che però ognuno ha le proprie idee, per carità. Io, questa è la mia, a livello homebrewer io la penso così. Ok, Doc, andiamo avanti, grazie a tutti. E diamo fiato alle trombe, adesso me ne sento di tutti i colori, dai. Allora, adesso tolgo la condivisione e riattivo il microfono a tutti, uno per volta per le domande. Allora, io chiuderei questa tua discussione interessantissima, sia storica che di esperienza personale, ringraziandoti già a nome di tutti. E direi che è stato un excursus molto interessante, perché alcune cose che magari le avevamo lette o le avevamo così un po' presenti, oggi sono state non solo chiarite, ma sono state anche evidenziate con, direi, diversi spunti interessanti. Poi, come dicevi tu, uno può fare una bitter con lupoli americani, questa è una scelta poi personale, però sapere da cosa si parte per rimanere nello stile è importante per poi fare delle variazioni. Allora, un secondo che vi do voce a tutti quanti. Togliete il microfono, chi ha rumori di fondo o altro, per cortesia, e lo attivate solo nel momento in cui dovete fare la domanda. Ve lo chiedo perché così non disturbiamo né chi fa la domanda né il vostro relatore che deve rispondere. Allora, silenziatevi un attimo, grazie. Aspettiamo un secondo che tutti siano silenziati e bravi. Perfetto. Allora, chi vuole fare una domanda? Apre il microfono. Se si può, buongiorno. Prego. Salve a tutti. Gianluca, aspetta che mi faccio vedere anche in video. Ciao Gianluca. Ciao. Mi sto vedendo più con te che con mia moglie ultimamente. È la cosa preoccupante. E volevo solamente alzare un attimino la palla sulla discussione acqua. Io fino a poco tempo fa la pensavo come te, nel senso che comunque avere delle conoscenze chimiche per mettere le mani sul profilo dell'acqua è indubbiamente difficoltoso, soprattutto per chi, come me, nel mio specifico caso, non ha conoscenze appunto di chimica. Però ho visto che insomma ci sono degli applicativi online che riescono a facilitare molto questa, almeno a compensare le nostre mancanze nel modificare l'acqua. Dobbiamo un attimo capire il tipo di acqua che abbiamo. Esattamente, e per questo io ho cominciato a comprare acqua diciamo con un profilo conosciuto e a metterci le mani usando questi applicativi, e devo dire che in effetti, come si dice anche nel libro dell'acqua, la modifica dell'acqua va un attimino a migliorare quella che è l'estetica della birra, no? E ho notato in effetti che ci sono dei miglioramenti piuttosto sensibili, quindi ti volevo insomma invogliare anche a percorrere questa strada, a seguire questa strada. Sai Gianluca, ma lui non va né in contropressione né sotto pressione, lui rimane British. Ok, grazie Gianluca. Come dice il mio amico Sebastiano Cannata, siamo rimasti pochi a essere i romantici della birra. Allora, un'altra domanda? Chi vuole intervenire? Prego. Vai. Non insultarmi, ma... Chi sei? Nicolò. Sì, perché abbiamo solo NCL, che potrebbe essere New Company. Sì, è l'acronimo. Ok. Scusate, allora, per in questo periodo non ho la possibilità di usare nessun lievito liquido, però mi piacerebbe e iniziare a sperimentare varie tipologie di lieviti, siccome per le inglesi non ce ne sono così pochi, almeno mi risulta, di secchi, volevo chiedere, sulla base della tua esperienza, se potevi dare un attimo una panoramica dei lieviti secchi che utilizzi e farci un commentino su questo. Ok, allora, so che qualcuno mi conosce abbastanza bene e... Non uso i mangrove perché ho cercato di stignarli, questa è una parola marchigiata, stignarli,
Ho provato a fare la stessa ricetta con tre volte con lo stesso lievito, l'M42, e tre volte mi è ripartita in bottiglia. Non so, ho sbagliato io probabilmente qualcosa. E, quali usare? Io ho usato le SB della Lallemand, che mi sono trovato abbastanza bene. Il S04 non lo amo, l'ho usato fino a 2 anni fa, ma ormai sono quasi 3 anni, 2 anni e mezzo che uso i liquidi, quindi vado con quelli lì. Vado con o il James Valley oppure il Renew dello stesso, che è un ottimo. Conosco, so che Fabio Guerrini ha usato il Windsor per una sua birra e credo si sia trovato molto bene. Allora, lui magari... non mi è piaciuto tantissimo. Ah, ok. Allora non ho capito bene. No, allora, per fare le prime esperienze va bene, perché trovarsi di fronte a un lievito che attenua poco è sempre un problema, perché ti crea sempre questo dubbio qua. Imbottiglierò una birra che in bottiglia ripartirà, non ripartirà, o... Quindi è come, secondo me, fare birre inglesi è come fare quelle belghe. Ovvero, il lievito liquido è molto importante, perché è molto caratterizzante. E bisogna un pochino imparare dallo stile, perché bisogna acquisire un pelino di sicurezza che tu già c'hai, Roberto. E avere molta pazienza, secondo me. Non bisogna affrettare l'imbottigliamento. Io, per esempio, faccio prolungo la fermentazione a temperature anche un po' più alte per una settimana, magari, per essere sicuro che abbia finito un po' tutto quanto. Allora, il Windsor, comunque, il consiglio posso darlo, l'ho visto molto più adatto per birre di stampo inglese chiare, quindi siccome da dei fruttati, diciamo, degli esseri di frutta gialla, matura, non sono evidenti come quelle che senti in una birra belga, però diciamo, sono molto più opportuni per le birre, diciamo, chiare, per una pale inglese tranquilla, piuttosto che per birre, diciamo, colorate o scure. Io in una delle mie migliori stout che tu hai citato, e ti ringrazio, ho utilizzato un mangrove che tu odi tanto, però l'ho tenuto a bada, nel senso che non ho inoculato solo quello. Ho utilizzato quello splittando il batch. Diciamo, il lievito principale è stato l'Empire Ale della Mangrove, però su un altro, diciamo, piccolo quantitativo ci stava l'US05. Quando ho visto che era finita la fermentazione per entrambi, ho riunito e il lievito, diciamo, più sicuro ha finito il lavoro. Io mi sono trovato bene così. Attualmente la Sweet Stout che sta in fermentatore c'ha l'Empire Ale che è inaffidabile, e insieme ho inoculato l'S04, quindi diciamo uno completa l'altro. Grazie Fabio, mi hai consolato perché ho 3 bustine di Windsor in frigo, pensavo di buttarle via. Adesso tu fai il pane, Doc. No, faccio anche la birra, dai, se no è finita. No, Doc, un lievito buono, va bene, però non ti consiglierei di farci birre... No, Pale Ale, Summer Ale, Golden Ale. Sì. Ok. Altre domande? Chi vuole fare la domanda apre il microfono e interviene, prego. Ciao, sono Mario, mi sentite? Sì, vai Mario. Ciao Roberto, ciao Mario. Ci siamo già visti. Sì, come no. Abbiamo già anche discusso dei mangrove, però io volevo chiederti, tu hai detto che hai passato una birra in botte. Che botte era già stata usata, tipologia del legno, temperatura del passaggio e per quanti giorni c'è stata. Grazie. Ok, dunque io ho vinto questa botte arrivando settimo al campionato italiano home brewer. Roberto, scusa un attimo, hai due collegamenti, probabilmente fanno ridondanza col microfono, spegni un... Lo faccio io, aspetta, vediamo se riesco. Questo qui... Questo qui? Questo qui? Questo qui, qui. Ok. Tiralo via così non bene? Fa... Ecco, ok, perfetto. Perfetto, grazie. Va bene? Sì, grazie. Perfetto. Dunque, la botte che avevo vinto al campionato italiano arrivando settimo insieme a Cristian Barchetta,
ho fatto, è una botte di rovere del Mastro Bottaio che mi aveva consigliato Miro, Track Drake. Okay. È un ex passaggio di vino rosso, adesso sinceramente non so cosa c'è passato, ma è una rigenerata. Ho fatto un passaggio di molto veloce di 15 giorni di un American Brown Ale, giusto per vedere una, che cosa poteva caratterizzare, perché non conoscendola ho fatto questo passaggio piuttosto veloce. Qualcosina a livello di sentore di vaniglia, qualcosa mi ha lasciato. E adesso dentro c'è l'Imperial Stout e lì la farò stare almeno una mesata, anche un paio di mesi, per vedere come riesce a caratterizzare. Mi sono lasciato un po' di birra in frigorifero per il rabocco, adesso vediamo e speriamo che venga qualcosa di buono. Ok, prima della prossima domanda volevo ricordarvi un secondo solo, che mercoledì abbiamo l'incontro con Giovanni Faenza, sabato prossimo, pre-Pasqua, salvo imprevisti, Antonio Golia ci porterà nel mondo del Kvike e delle birre scandinave. La settimana dopo Pasqua Roberto farà una seconda parte British e poi ci sarà un altro incontro, probabilmente proprio sulle botti, però lo stiamo mettendo in, diciamo, in cantiere, quindi seguite sempre sulla pagina della Brasseria su Facebook, lì pubblicheremo di volta in volta ovviamente i meeting che stiamo facendo. Inizialmente erano solo per i soci, ma visto il periodo lo abbiamo allargato a tutti quanti, anche per stare tutti insieme a livello nazionale come un brewer, per condividere insieme questi momenti e passare un'ora insieme. Chi deve fare un'altra domanda? Prego. Doc, ciao, posso intervenire un attimo sul tempo delle botti? Certo Marta, vai. Visto che la domanda era sulla tempistica di quanto sta nella botte, un consiglio per voi, un brewer a casa, chi non lo sa, io sono un birraio di un birrificio, quindi ho lavorato anche un po' con le botti. E valutate bene quanto tempo c'è stato l'alcolico prima o come sono state rigenerate, come diceva prima Roberto. Perché se sono molto impregnate o se sono state rigenerate poco o troppo, lasciano giù tantissimo all'interno della vostra birra, quindi il tempo si deve accorciare sempre di più. Se invece sono più scariche, tra virgolette, si sente anche solo a naso, allungate un pochettino il tempo. Io consiglio sempre di fare dei prelievi giornalieri da una botte e controllare l'andamento della vostra birra. Chiuso. Grazie Marta. No, infatti Marta... Scusate, Robby, Marta è sempre molto, come si dice, timida. Lei è anche docente di F, quindi non è solo birraio, è una persona che ha competenze molto elevate e sarà anche lei una degli ospiti, invece di star seduta sul divano, prossimamente sarà anche lei, discuteremo quale argomento parlare. Abbiamo altri 10 minuti, quindi via con le domande. Ok. No, io un consiglio che mi sento di dare, ovviamente... ci ho lavorato e continuo a lavorarci con le botti, è quello di, siccome la botte è viva, quindi ad ogni utilizzo, ad ogni conservazione cambia, quello che posso dire è far sempre un quantitativo pari a un 150% o un 200% del contenuto della botte, parliamo, che ne so, di un 10 litri di botte e quindi 20 litri o 15 di birra, per poter blendare, perché effettivamente quello che diceva Marta è giusto, è molto giusto, però se io mi riservo un quantitativo da mischiare per attenuare gli effetti della botte, se li sento troppo forti, potrebbe essere una soluzione per, diciamo, per tenere a bada una botte che non conosco. Ma io Fabio mi sono ripromesso di fare assaggi settimanali, come ha detto Marta, giustamente. Ho un litro e mezzo, mi sembra, di birra per andare a fare riabbocchi, e quindi come vedo che caratterizza troppo, farò l'imbottigliamento. Abbia non credere di passartela così, visto la tua esperienza e la tua bravura, anche lui giudice UBT, quindi alte competenze, ti troveremo un argomento sulle botti, preparati, se no prendi le botti tu. Allora ragazzi, abbiamo pochi minuti, quindi se ci sono altre 2 o 3 domande velocissime, perché abbiamo 8 minuti prima di chiudere il meeting. Io vuole... Prego.
Ne approfitterei. Dai Ricky, vai. Dai, Ricky. Okay. Due cose, sono l'ultimo che può parlare di botti, però consiglio di tenere anche in considerazione quanto esca poi nel lungo, perché man mano che il luppolo scende, la botte invece rimane lì e ti torna fuori, quindi bisogna considerare in quanto tempo la bevi e eventualmente se la lasci lì che la botte si sentirà molto di più sul lungo. Ma chiudo. Mentre tornando sulle inglesi, la bassa attenuazione mi lascia degli zuccheri dentro, che a me ha creato problemi nei tempi, perché poi in fase di priming diventa un bel casino gestirli. Tempistiche perché questi zuccheri poi vengono ritrasformati, fermentati e escano, per avere un'idea per me quando bere la birra, per capire quando effettivamente è al top della sua resa e della sua resa anche sotto il profilo appunto della frizzantezza, perché mi varia in parecchio. Sì, sì. Ok, io Ricky, dunque carbono pochissimo sia le mild che le bitter. Praticamente sto attorno a un grammo e mezzo litro, raramente arrivo a 2 grammi litro. E la mild non la mando molto alle lunghe, perché comunque è una birra che io adoro, faccio tutte bottiglie da mezzo litro che mi bevo da solo e sono, è la mia birra, è la birra, bravo, che serve, bravo, per dissetarmi. Purtroppo no, i miei amici hanno bevuto la mia mild. No, sto scherzando. Stesso discorso vale per la bitter. Praticamente io carbono molto molto basso, se vedo che a distanza di un mese e mezzo, 2 mesi, comincia a muoversi qualcosa, le faccio fuori. Ma non sono birre che vanno tenute molto a lungo, io le finisco prima, non sono birre da maturazione, essendo allora, i gradi alcolici così bassi. Anch'io le finisco prima, ma per altri motivi, nel senso che ho l'apertura facile e le bevo molto velocemente. Però mi sono reso conto, sì, che nelle varie birre, perché mi tengo sempre dei campioni per assaggiare, sì, nel tempo, da un brewer, cioè dopo 3 mesi ho la top resa della mia birra. Sì, sì, no, ma allora mesi, io che sono già stufo. Sì, 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 per dire, soprattutto se abbiamo i malti che dovrebbero buttare fuori quel caramello, quel minimo, certo, di ammorbidire, certo, la stringenza, eccetera, cioè più sta là, più migliora, non c'è niente da fare. Certo, ok, certo. Diamo spazio a un'altra, okay, domanda, perché mancano 5 minuti, quindi riusciamo a vedere se ci sono altre un paio di domande prima di chiudere, quando manca un minuto per i saluti. Avanti. Vai Fabio Berardi. Ciao Fabio. Mi senti? Sì, 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 sì. Allora, io ieri ho imbottigliato una bitter e una porter, ci sono riuscito. e quindi, no, adesso hai detto per la rifermentazione, quindi che utilizzi 1,5 grammi. Io sono stato un po' più alto e volevo stare basso. Per la porter ho fatto, diciamo, 5 grammi litro. Quindi mi sono tenuto sui 2,1 volumi di CO2 e per la bitter invece 3 grammi litro a 1,6 volumi di CO2, ecco. Guarda, questo poi è un discorso come a ognuno di noi piace bere la birra. Io adoro le birre a pompa, adoro le birre del cask, quindi per me la carbonazione è bassissima. Ne parlavo l'altro giorno con degli amici, io non credo di aver mai carbonato sopra 5 e parliamo di Saison, parliamo di Berliner Weiss. Ok, nella Porter potremmo essere un po' più alti, io arriverei massimo a 3,5, ma proprio a esagerare, facendo qualche calcolo naturalmente sugli zuccheri residui, non andando così a 3,5. Mi sono tenuto sulla media, capito? Ok. 0,7. Dopo dipende da come piace a te, Fabio, perché se te magari piace la birra un pelettino più carbonata, ci sei, perfetto. Io praticamente mi tengo basso perché piacciono a me basse. Ecco, quindi 3,5 porter e scarso 1 per le bitter. Cioè 3,5 di grammi litro e 1,5 di grammi litro per le bitter. 1,5, 2, poi dipende con me. Quando ti è rimasta alta, se è attenuato 68-70%, mi tengo più basso. Se è attenuato 74-75%, mi tengo un po' più alto. La bitter mi ha attenuato 80 e, allora. e la porter mi ha attenuato 77. Ok. Benissimo, l'ultima domanda, mancano 3 minuti, se c'è un'altra domanda veloce.
Abbiamo chiuso con le domande? Vedo Michael, ciao Michael. Allora ragazzi, manca poco. Io direi di ringraziare intanto Roberto, è stato veramente un incontro piacevole e interessante. Un grazie a tutti voi che avete partecipato, siete stati numerosi fino alla fine. Siamo riusciti a portare a termine in due sessioni, tra primo e secondo tempo, non facciamo i supplementari, abbiate pazienza. Il video sarà online, spero, questa sera o domani al massimo. Io vi ringrazio tutti quanti, l'appuntamento è mercoledì alle 8:15, sì, un grande applauso, grazie, aprite i microfoni. Michele! Grazie ragazzi. Spero di non essere stato noioso. Io sono molto più allegro di persona. Sei stato professionale, British professional. Oh, wow. Ragazzi, un saluto a tutti. Che tra 10 secondi chiudo il collegamento. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Americano nudo. Aia, dovrò tagliare questa fase. Ciao. Ciao ragazzi, chiudo. Quello che c'è Roberto con un nuovo look, maglietta, brasseria. No, no, maglietta. È uguale alle nostre, di colore. Sì, però è di muro. Muro, brasserie, ancora. Ragazzi, buonasera. Ehi là. Sono Osman. Ciao, abbiamo Osman. Il piacere di conoscerci. Eh? Hai visto a cosa serve la tecnologia? È una birra che nella vita bisogna sempre provare a fare almeno una volta. Io l'ho sempre rimandata. E sono adesso contento di averla fatta e spero mi dia soddisfazioni. E adesso come scade che rientriamo parliamo di un Imperial Stout e qui ognuno diciamo quello che magari vorrebbe metterci, così almeno